Abbiamo partecipato a diversi progetti di aggregazione di contenuti tematici, diciamo così. Questo qui è Euskin, un progetto in cui anche Ati, Temati e Sally sono coinvolti, e insieme ad altri broadcaster. È una rete di archivi audiovisivi e televisivi per lo più, che raccoglie materiale appunto audiovisivo in una chiave, in una prospettiva di mostrare una storia, di esplorare, di mostrare una storia della televisione, diciamo così, e delle immagini televisive. E l'Istituto Luce ha partecipato a questo progetto, a questa rete che si chiama Euskin, ha partecipato anche a un'altra rete invece di archivi filmici prettamente, che si chiama European Film Gateway, che vedeva anche lì film archive di tutta Europa aggregare contenuti. Questi progetti di aggregazione di contenuti poi sono tutti finalizzati ad aggregare contenuti per quell'iniziativa che vedremo dopo, Europeana appunto, il portale europeo dei beni culturali. Adesso vi illustrerò brevemente il progetto Euskin, lo vedremo anche online e poi concluderemo il tutto con, se siete ancora svegli, con Europeana. Vi chiedo scusa perché a parte il titolo non ho avuto il tempo di tradurre queste slide, ho tradotto le slide di Europeana ma non queste. E, tra l'altro la cosa buffa che raccontavo ai vostri colleghi prima è che credo che in 15 anni questa sia la seconda volta che faccio una presentazione in italiano, è abbastanza strano, in genere le facciamo in inglese, quindi anche il materiale di supporto non è stato mai tradotto. Comunque, Euskin in breve, che cosa è questo progetto? È uno strumento di finanziamento che viene definito Best Practice Network, quindi una rete di buone pratiche. È cofinanziato dalla comunità europea, un progetto triennale che include 27 partner, di cui più di 20 archivi audiovisivi, che si sono messi insieme proprio per fornire accesso integrato, diciamo così, alle loro collezioni digitali per un totale di circa 35.000 item o titoli, clip, chiamiamole così. Il progetto è iniziato a ottobre del 2009 e finirà a settembre del 2012, quindi siamo addirittura di chiusura. Il portale è già online, ma non è definitivo. Ci sono circa 12.000 titoli attualmente, dovremmo arrivare intorno ai 35.000 appunto per la fine del progetto. E si basa su un precedente progetto di rete di questo tipo che si chiamava Video Active, che è ancora in linea ma ancora per poco verrà messo offline perché tutto il materiale è stato migrato dentro Euskin, e come accennavo prima è collegato con Europeana. Il consorzio è coordinato dalla Università di Utrecht e i 27 partner coprono ben 19 paesi europei, quindi abbiamo una copertura europea abbastanza capillare che spazia anche l'est Europa, che in genere non viene coinvolto facilmente in questo tipo di programmi. C'è la televisione polacca, c'è la televisione ceca, la televisione slovena, la televisione rumena, e ovviamente anche la televisione belga, la televisione austriaca, la televisione belga ce ne sono due addirittura, quella televisione della comunità francese e quella della comunità fiamminga. C'è la Deutsche Welle tedesca, c'è il National Broadcaster irlandese, la RTI. C'è anche la RAI, oltre all'Istituto Luce, e l'archivio audiovisivo greco, e ci sono anche però dei partner, diciamo così, di ricerca, diverse università, c'è la Royal Holloway University, l'Università di Utrecht, come accennavo prima, la Elte University di Budapest, AIT di Mati e Sally. E anche la Università di Maastricht. Queste università ovviamente sono dentro per lo più con i media department, diciamo così, quindi con i dipartimenti di media e comunicazione, e sono i partner che hanno fatto in modo di in qualche modo contestualizzare il materiale che veniva aggregato, quindi non è stato semplicemente contestualizzato, come dire, in libertà, ognuno dà qualcosa e facciamo questo
calderone di materiale televisivo. Il processo di selezione dei contenuti è stato abbastanza accurato e preciso ed è stato appunto curato anche poi nella parte di presentazione all'utente da questi partner, diciamo così, di ricerca. Ci sono anche altri associate partner. È importante anche sottolineare che ci sono anche partner organizzazioni, diciamo così, transnazionali, per esempio IBU. La IBU è la European Broadcasting Union, quindi è l'unione dei broadcaster europei, che è entrata a far parte del consorzio per coprire l'aspetto di metadati, quindi abbiamo creato un modello dati per descrivere questo materiale che è quello compatibile con quello della IBU. E poi ci sono anche organizzazioni ombrello come la FIAT IFTA, che è la Federazione Internazionale degli Archivi Televisivi, per esempio, che partecipa come associated partner. Quali sono gli obiettivi di questo progetto? Peraltro poi, per chi è interessato, ho dei pochi, non sono tanti, erano quelli che mi rimanevano, dei flyer del progetto per chi li volesse prendere. Il primo obiettivo che ci siamo posti era quello di sviluppare una piattaforma che consentisse la armonizzazione e la interoperabilità di collezioni audiovisive che provenivano da diversi archivi, perché noi abbiamo messo insieme archivi, 20 differenti archivi con 20 differenti strutture informative, strutture tecnologiche, per cui solo questa impresa di per sé poteva meritare, diciamo così, un progetto a sé stante. E ovviamente poi abbiamo integrato questi contenuti aggregati all'interno poi di Europeana, che è un portale generalista, quindi siamo preoccupati di mantenere una connessione, diciamo così, di trasmissione dati verso Europeana. E abbiamo anche, in questo ci hanno aiutato molto sia Mati e Anselli e i dipartimenti universitari che abbiamo dentro, sviluppato dei possibili scenari d'uso, diciamo così, di questo materiale, proprio per disegnare anche il portale che abbiamo realizzato in maniera che potesse rispecchiare questi scenari d'uso e soddisfare eventualmente le esigenze delle principali comunità alle quali ci siamo dedicati, diciamo così, in particolare quelli dell'educazione, della ricerca. Quindi quando dico educazione, poi le esamineremo un po' più nel dettaglio in seguito, quindi non mi soffermo molto nella definizione di questi user group, diciamo così, li accenno brevemente, poi andremo più in dettaglio in seguito. Dicevo, educazione, ricerca, tempo libero, diciamo così, leisure, istituzioni culturali, e open culture production, quindi la produzione, il riuso creativo vero e proprio da parte dell'utente comune, ma anche dell'industria creativa. Questi sono i quattro scenari principali che abbiamo coperto, diciamo così. E ovviamente per fare questo abbiamo dovuto disegnare una struttura dati, dicevo prima, compatibile con gli standard attuali e con gli standard condivisi da tutti i partner, e da lì il ruolo importante di IBU. Abbiamo dovuto disegnare un portale che in qualche modo riuscisse a accontentare, speriamo, i differenti gruppi che abbiamo definito prima. E poi abbiamo anche cercato di in qualche modo disseminare un po' delle conoscenze che stavamo incamerando all'interno del progetto, che già erano in particolare in possesso dei partner coinvolti nel progetto, per far crescere, diciamo così, in termini di esperienza il consorzio, ma anche aprendoci all'esterno. Noi organizziamo ogni anno, negli ultimi appunto 3 anni di progetto, una conferenza internazionale. Ce ne sarà una adesso il 15 e il 16 settembre a Budapest. Sono conferenze aperte e gratuite a tutti, in cui in qualche modo, oltre semplicemente a presentare i risultati del progetto, cerchiamo anche di invitare e di mostrare casi di studio, diciamo così, o buone pratiche
nell'ambito della, archiviazione e riuso di materiale audiovisivo in senso lato. E, i risultati che abbiamo ottenuto al momento sono, come vi accennavo prima, un portale, una piattaforma multilingua che contiene i contenuti provenienti da 19 stati europei, con l'obiettivo di arrivare a raccogliere 35.000 items, come accennavo prima, e anche differenti casi d'uso che sono in corso di studio, in verità, non sono ancora conclusi. E, come accennavo prima, accanto a questi obiettivi principali abbiamo anche ottenuto il risultato di aver organizzato conferenze e workshop e anche la realizzazione di un e-journal, quindi di un giornale elettronico dedicato in verità questo al più all'accademia, diciamo così, è rivolto agli studiosi di televisione, diciamo, di media studies, basato sui materiali raccolti in Euscreen. Come accennavo prima, una particolarità di questo progetto che lo distingue rispetto a molti altri che sono presenti all'interno di Europeana è la parte di selezione di contenuti. Quindi noi abbiamo posto un forte accento in fase preliminare appunto nella selezione dei contenuti che poi andavano a confluire nel nostro portale, quindi anche in Europeana. Abbiamo definito temi, chiamiamoli così, storici, quindi quelli che abbiamo definito come historical topics, e sono 14 temi che andavano dalla, non so, religioni, alle feste nazionali, alle questioni sociali, alle questioni ambientali. Insomma, è un elenco di temi, diciamo così, principali, di classificazione del materiale, e nei confronti dei quali ciascun archivio ha selezionato una porzione dei propri contenuti. Quindi tipicamente è stato detto a ciascun archivio: selezionate circa il 5% del vostro totale del materiale che volete, che potete e siete in grado di fornire al progetto per ciascuno di questi temi. Ovviamente, come dire, è un'indicazione statistica, non è un requirement assoluto, però in questo modo ci volevamo garantire una copertura abbastanza omogenea, transnazionale, di temi specifici. Questo può consentire poi all'utente finale, in questo caso per esempio a voi insegnanti o a voi produttori di audiovisivo, di poter costruire anche storie comparative in qualche modo. Quindi, avendo temi comuni ma sviluppati in diversi paesi, è molto più facile fare poi degli studi comparativi in qualche modo. Quindi la maggior parte dei contenuti è stato selezionato con quest'ottica, quindi con quest'ottica di temi principali. E poi abbiamo scelto due temi. Queste slide, mi rendo conto adesso, non sono aggiornate, perché i temi non sono più stati questi, ma ne abbiamo scelti due altri invece, che uno è la storia della televisione europea e un altro è essere europei, quindi in maniera, in senso un po' più lato, culturalmente parlando. E definiti questi due temi, abbiamo chiesto a tutti i content provider di selezionare clip, foto e video che riguardassero appunto questi due. E poi i partner, diciamo così, di ricerca, le università e gli altri partner, diciamo così, più che non fornivano contenuti ma conoscenza, avrebbero poi compilato una sorta di storia comparata di questi temi, in qualche modo, creando quelle che poi vedremo essere dopo delle virtual exhibition, quindi è un percorso guidato, diciamo così, online, che usa i materiali aggregati dentro il portale Screen per raccontare una storia, diciamo così. In questo caso una storia comparata. E poi è stata data la possibilità ai content provider di sbizzarrire la propria fantasia e di selezionare materiali, diciamo così, a piacere, attorno a temi di propria scelta, magari che avessero un carattere che li qualificasse in maniera particolare all'interno del proprio paese, della propria istituzione, e di costruire con questo materiale appunto delle virtual exhibition a loro volta, quindi dei percorsi tematici preconfezionati da poter offrire ai clienti. Agli utenti.
Ok. E come accennavo prima, i tipi di user group che abbiamo definito sono essenzialmente questi, quindi c'è un user group intero ed è uno su cui siamo focalizzati in particolar modo, è quello dell'educazione e della ricerca, coprendo tutti i livelli, dal primario al secondario fino all'universitario e alla ricerca anche. Abbiamo coperto anche ho cercato comunque di coprire le esigenze dei professionisti dell'audiovisivo, quindi chi vuole produrre, cioè creare nuove produzioni dal materiale di archivio, e le esigenze delle istituzioni culturali e quelle del pubblico in generale. Ora, visto che il tempo come al solito è tiranno, io non vi annoierò troppo con una descrizione analitica di tutti questi user groups. È abbastanza ovvio arrivare alle conclusioni a cui siamo arrivati anche noi qui, non ci siamo inventati niente in fin dei conti. Abbiamo semplicemente analizzato il gruppo di utenza e definito 3-4 esigenze principali che questo gruppo di utenza poteva esprimere, e rispetto a queste esigenze poi abbiamo cercato di definire appunto dei requirements per il portale e per i servizi che volevamo offrire. Ora, se siamo riusciti a fare un buon lavoro, questo poi me lo sapete dire anche voi usando il portale, e l'impegno ce l'abbiamo messo un po' tutti insomma nel perseguire questo obiettivo. Andrei direttamente alla fine di questa presentazione e andrei a farvi vedere invece il portale direttamente. Sì, certo. I contenuti che avete organizzato su questo sito, sì, sono utilizzabili con una licenza? No. Nel senso, ti spiego. Allora, siccome è una domanda, mi sembra che, visto il contesto, cade a fagiolo. E uno degli scenari che abbiamo visto era l'open culture, quindi uno si potrebbe chiedere, beh, allora se non offrite niente che si possa scaricare e riusare, che open culture è? In effetti c'è una porzione che ci siamo lasciati per la parte finale del progetto, che prevederà l'aggregazione di una piccola porzione di materiali sotto licenza Creative Commons, quindi per il riuso creativo. Ora, noi aggregheremo 35.000 oggetti audiovisivi. Immagino che questa collezione di oggetti in Creative Commons non supererà il qualche centinaio di oggetti. Il motivo per cui non siamo riusciti a raggiungere una massa critica comparabile con quella che abbiamo offerto invece è perché evidentemente noi abbiamo a che fare in questo caso con un particolare anche gruppo di content provider, diciamo così, di fornitori di contenuti. Parliamo di archivi di broadcasters. Allora, gli archivi di broadcasters in genere hanno non pochi problemi dal punto di vista di clearance dei diritti. Come poi probabilmente ne parlerai forse tu meglio di questo, problemi di licensing e di property rights. Per la parte di materiale audiovisivo le cose sono complicate esponenzialmente rispetto a quello alla situazione per esempio per i libri o anche per le foto è una via di mezzo, perché per far sì che non so, la BBC possa far accedere solo in visualizzazione sul web senza nessun filtro al proprio materiale, a alcune produzioni che ha mandato in onda, deve consultare il produttore, chi compare nel filmato, chi ha fatto le musiche, gli autori. Quindi c'è una procedura per ottenere, diciamo, la liberatoria, diciamo, quindi ottenere i diritti per la sua pubblicazione senza scopi di lucro del materiale, che scoraggia assolutamente chiunque. Cioè lo puoi fare, ma lo fai per una, due, tre, quattro clip. Farlo per 35.000 clip significava impegnare 4 anni solo per purtroppo questa è una realtà. Mi rendo conto di rovinare subito la festa, diciamo così, il clima, che bello, possiamo riusare tutti quanti. Purtroppo non è così semplice per i motivi che vi ho appena detto.
In genere la situazione dei diritti per il materiale audiovisivo è un piccolo incubo, insomma non è per niente semplice. Quindi spesso non è tanto il fatto che c'è un atteggiamento protezionistico, ma quanto il fatto che sia oggettivamente complesso poter. Tant'è che anche gli archivi come le cineteche, il cinema di Torino piuttosto che la Cineteca Nazionale, hanno molta difficoltà a partecipare a questi progetti e quindi a condividere il proprio materiale, proprio perché posseggono materiale, d'accordo, preziosissimo, di cui non sono sicuri di avere i diritti e non sanno neanche di chi potrebbero essere. Allora, piuttosto che prendersi il rischio, preferiscono dire ok, rimane lì, lo teniamo lì. E quindi purtroppo le cineteche in particolare hanno finito spesso per essere un po' come facevamo noi da piccoli, le collezioni di figurine, no? Io ho questa, ce l'ho, mi manca, ci incontriamo il pomeriggio fra di noi, si scambia le figurine, ma finisce lì, non si fa vedere mai al pubblico quello che si possiede, semplicemente perché non si è sicuri di poterlo possedere in maniera legittima, diciamo così. Quindi ora si apre un tema abbastanza ampio, però ecco, la risposta purtroppo è no, ci sarà una piccola porzione, vi farò vedere brevissimamente adesso, perché mi sa che ho già sforato i 10 minuti, ma so che Mati mi perdonerà se vado un po' oltre. You will forgive me, right? If I'm going a bit over your time, okay? Vi farò vedere un'iniziativa online che invece prevede il riuso, vero riuso creativo, fornendo materiali audiovisivi in licenza Creative Commons. Si chiama Open Images, è un progetto olandese. E quindi, dicevamo, andiamo velocemente al portale Euscreen, se ci riesco. Sì, ma mi diceva Matti tanto che mi ha autorizzato a sforare, quindi vado tranquillo, non l'avrei fatta altrimenti. E come al solito io non mi dico, immaginavo che avanzasse anche tempo, invece ovviamente dirò un terzo di quello che dovevo dire. E scusate che io vedo un quarto dello schermo che dovrei vedere, quindi ho un po' di difficoltà a recuperare. No, non è questa la finestra. Ok, allora, benissimo, questo è il portale Euscreen, quindi come è apparso a voi, per quelli che si sono registrati. E quanti di voi hanno avuto modo di andare sul portale? Ok, è un portale multilingua. Dai, non voglio fare il professore, chi ha fatto i compiti non l'ha fatto, solo per capire chi già conosceva il portale. È un portale multilingua, nel senso che io, non so se ne siete resi conto, posso personalizzare la interfaccia e ho diverse lingue dalle quali posso scegliere. Un altro grosso sforzo che abbiamo fatto, e lo vedrete tra breve, è stato quello di tradurre anche una parte dei metadati, nel senso che ciascun archivio ha fornito i propri oggetti audiovisivi con dei metadati, ovviamente nella lingua originale di provenienza, ma il titolo e la descrizione sono stati sempre tradotti anche in lingua inglese, per cui c'è una sorta di lingua franca che consente a un utente, ovviamente che conosce la lingua inglese, di poter orientarsi in maniera un pochino più puntuale, non solo visuale, nell'ambito di questo portale. E come al solito io posso accedere al portale in maniera generalista, quindi con delle keyword, ma siccome abbiamo curato molto l'aspetto anche di classificazione del materiale, possiamo accederci per topics, i famosi topics di cui vi parlavo prima, quindi arte e cultura, essere europei, disastri, è molto incoraggiante. Educazione, ambiente, salute, feste nazionali, stile di vita e consumismo, storia della televisione europea, la religione, società e questioni sociali, politica e economia.
trasporti, lavoro, guerre e conflitti, insomma, io posso fare una navigazione per tema, diciamo così, e quindi accedere, non so, per esempio, sono interessato in guerre e conflitti, è un po' triste, andiamo su lifestyle and consumerism. Posso quindi visualizzare tutti gli item, in questo caso non sono per nulla ordinati, sono semplicemente nell'ordine di inserimento, quindi questi sono stati gli ultimi inseriti, e so che i danesi erano un po' indietro, hanno inserito tutto praticamente nei giorni scorsi e alcuni dei thumbnail non sono stati ancora generati, quindi ho scelto l'esempio come al solito sbagliato, almeno efficace. Comunque io posso a questo punto navigare attraverso queste immagini, filtrare, quindi anche posso dire ok, ho scelto il tema stili di vita, però voglio adesso tutto quello che c'è su questo tema, ma non so, di Cinecittà Luce o di Rai, oppure tutto quello che c'è su questo tema ma in lingua italiana, d'accordo? Facciamo un po', vediamo un po' che succede. Ok, e in questo caso ho dei documenti audiovisivi che sono riferiti a quel tema specifico, ma che so essere in lingua italiana. Ovviamente voi vedete un titolo che è inglese, ma è solo per il fatto che vi accennavo prima, noi abbiamo tradotto tutti i titoli e le descrizioni in lingua inglese, per cui questi oggetti in verità sono oggetti in lingua italiana. Questo materiale è il primo a colori, è Rai, questo che vedete qui è materiale invece Luce. Quindi io posso navigare attraverso questo materiale per pagine, quindi andare avanti o indietro nelle mie pagine, e poi selezionarne uno in particolare. E quindi e in questo caso ho effettivamente il video. I sindaci della Val di Fiemme hanno un sogno nel cassetto. Della loro valle, la prima valle alpina a traffico limitato. Quindi questi sono documenti che in questo caso la RAI ha fornito per il progetto. Quindi sono lo interrompo perché peraltro non è particolarmente interessante. Accanto ovviamente al video ho la mia parte di metadati che come farete caso è anche in lingua originale, quindi ho anche il titolo italiano, e poi ho anche una breve descrizione di quello che ho. E tra le informazioni aggiuntive, in questo caso la RAI non ha inserito niente, posso inserirci anche una descrizione estesa, quindi anche per sequenze, come nel caso dell'Istituto Luce, e ho anche una funzionalità interessante che è quella di... innanzitutto, come avete spero fatto, c'è una funzionalità di bookmarking, quindi io posso aggiungere i video che mi interessano in una sorta di raccoglitore, cosa che potremmo fare anche per il materiale dell'Istituto Luce, però al di là del raccoglitore poi nel nostro portale non andavamo da nessuna parte. Qui in verità, una volta che ho raccolto i documenti che mi interessano in un raccoglitore, posso farci qualcosa di più interessante, finalmente. E ho anche una funzionalità che mi dà documenti relativi a quello che sto vedendo. Quindi questo era un documentario sull'isola pedonale, sul fatto di rendere proibita al traffico questa strada nella Val di Fiemme. Qui ho un documentario della TV Catalunya sui climate change e quindi sulle questioni climatiche anche in questo caso. Per cui posso anche poi, vedete qui ho documenti quindi che provengono dalla televisione di Barcellona, della Catalunya, dal Netherlands Institute for Sound and Vision, quindi olandese, per cui ho la possibilità di percorrere, di seguire percorsi che mi portano a consultare materiali di archivi provenienti da altri paesi che però hanno trattato temi simili. E quando dici referenze intendi delle coordinate proprio... Sì, allora guarda, tu hai un bottone di Contact Provider, se clicchi lì sopra viene una form di richiesta di informazioni in cui viene in embedded l'ID di questo video.
per cui puoi chiedere informazioni contestuali senza dover riportare, ho visto il video che si intitolava, c'è un riferimento specifico, quindi con questo bottone qui posso direttamente inviare richiesta all'archivio per avere informazioni specifiche su quell'oggetto. Ovviamente tutto il materiale che c'è qui non è in Creative Commons, ma è in free access, quindi può essere, ci sono dei diritti ovviamente dietro, ma è in accesso libero, per cui potete tranquillamente includerlo in una, appunto, virtual exhibition, in un percorso tematico da mostrare in classe. Ovviamente non può essere fatto se fate un qualcosa che poi in qualche modo confezionate su un sito esterno, portate esterno. Questa è una cosa più complicata, diciamo così, da fare. Credo di aver detto essenzialmente proprio quello, l'ossetto necessario che c'era da dire su questo portale. Da qui c'è accesso anche al famoso e-journal, avete modo di vederlo poi voi, e presto ci sarà online una sezione proprio sulle virtual exhibition costruite dagli utenti. Al momento è in via di sviluppo questo oggetto, è un oggetto che Mati vi mostrerà più tardi e domani in particolare. È un oggetto quindi che consentirà di usare questi materiali per comporre le proprie storie, le proprie lezioni, diciamo così, i propri format, usando materiali provenienti da questo archivio. In futuro vorremmo anche includere fonti esterne come YouTube o altro per fare cose. Prego. No. O meglio. No, nel senso che una volta che c'è un video che vi interessa, la cosa che vi consiglio di fare è usare quel bottoncino lì e chiedere la possibilità di utilizzarlo. Immagino, purtroppo, voglio essere onesto, che nella maggior parte dei casi la risposta sarà no. Però dipende da content provider a content provider. Ripeto, il no, ancora una volta, il no non è un no, come dire, arrogante, no perché non te lo voglio dare. È proprio che spesso gli archivi sono quasi pressoché impossibilitati nel farlo, perché dovrebbero, come dire, spendere decine di ore per avere la certezza che possono darlo per scopi non commerciali. Quando c'è in mezzo invece la parte commerciale, ovviamente, siccome chiedono un sacco di soldi, è chiaro che allora dicono ok, ci investiamo 20 ore per capire chi sono i diritti, li paghiamo ovviamente di diritto, ci paghiamo il nostro personale, quindi, come dire, c'è un business model che sostiene il meccanismo. Quando invece non c'è, ovviamente è tutto più complicato, quindi quello che stiamo cercando di fare in Uscreen è di incentivare gli archivi a selezionare almeno un cuore di contenuti che possa essere rilasciato in Creative Commons. Come? E finisco. Scusa Mati. E come hanno fatto invece qui, sono stati molto più bravi. Questo è un progetto olandese fatto dal Netherlands Institute for Sound and Vision, che è anche in Euscreen, e da Knowledgeland, che è una società Knowledgeland, vero? È olandese, e che si pone l'obiettivo di costruire una piattaforma open media, quindi aperta, in cui gli utenti, che possono essere privati ma anche istituzioni o anche compagnie private, scuole, non c'è limite a chi può partecipare, possono uploadare il proprio materiale, d'accordo? In licenza Creative Commons. Ci sono ovviamente vari tipi di licenza che si possono applicare, e fino alla estrema che è la CC Zero, quindi la Creative Commons per qualsiasi tipo di riuso senza attribuzione della fonte, proprio quella completamente libera. Si chiama Amsterdam, ci sarà qualcosa sicuramente. Spero. È andato? Ok. Sì, c'era. E quindi io ho a questo punto una serie di materiali audiovisivi che posso visualizzare. Vedo questo interessante newsreel, quindi questo è un cinegiornale olandese di 1 minuto e 45 su Amsterdam Diamond City. Posso ovviamente vederlo, evidentemente. Posso esaminare innanzitutto, ovviamente anche qui ho dei metadati,
che mi dicono di cosa parla questo cinegiornale, posso anche vedere che licenza ha questo materiale, in questo caso è un attribution share alike, quindi abbastanza tipica, una licenza Creative Commons abbastanza tipica, quindi che mi consente di scaricare ovviamente il video, di remixarlo eventualmente, di riutilizzarlo, ma devo poi ovviamente dare la attribuzione e ricondividerlo con la stessa licenza, quindi non posso proteggerlo poi, devo ricondividerlo con la stessa. Ripeto, i dettagli di questi licensing scheme ve li dirà poi, immagino, Eleonora. Quindi dicevo... Quindi posso vederlo, ho anche dei documenti associati, come vedete. Che posso, sono collegati tematicamente, come era anche per lo screen. E la cosa interessante è che posso scaricarlo. Quindi io ho qui i vari formati, ce l'ho in formato MPEG, in formato MP4, OGV, quindi sono anche formati open come il formato OGG, Teora, che è un formato open source, a differenza del formato MPEG che invece ha delle licensing dietro. Non mi soffermo su questo perché apriremo un altro fronte infinito. E qui mi scarico sul mio hard disk il file che poi posso riutilizzare come meglio credo, fare una nuova produzione e riuploadarlo di nuovo su OpenImages se voglio, o semplicemente usarlo per una produzione. Ecco, quindi questo è il posto sicuramente dove andare se voglio del materiale audiovisivo da riutilizzare senza alcun problema. D'accordo? Presto, come accennavo prima, in Euscreen vorremmo riservare, usando la stessa piattaforma, senza reinventare la ruota da capo, usando questa piattaforma per fornire una piccola parte dei contenuti in Euscreen in questa modalità, quindi con la possibilità di download e riuso. Ora, questo, come dire, è un estremo, diciamo, è la libertà massima. Io posso navigare in una banca dati di immagini, scaricarmi il file in qualità semiprofessionale, insomma buona, non sono qualità preview, e riutilizzarle per gli scopi che mi interessano, rispettando ovviamente questi licensing scheme che abbiamo visto prima, insomma. E una via di mezzo, di nuovo, è quella che anche in uno scheme volevamo percorrere, di dare la possibilità agli utenti, rimanendo nel nostro portale, quindi non portando fuori il materiale, diciamo così, di creare percorsi tematici, virtual exhibition, lezioni virtuali, insomma, con testi, immagini e contenuti di Euscreen, immagini e contenuti di terze parti, Wikipedia, YouTube, e fare in modo di creare un pacchetto. Certo, deve rimanere sul portale Euscreen, in qualche modo si limita un pochino la situazione, però immagino che per una classe questo non sia un problema in effetti, quindi l'oggetto della legislazione di domani sarà proprio questo.